Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJ99 e oggi volevo analizzare, soprattutto dal punto di vista tattico, la partita che si è giocata ieri fra Milan e Inter, che ha visto clamorosamente vincere il Milan quasi al 90° con gol di Gabbia. Una partita che io ho visto per intero ed è stata una partita ampiamente meritata dal Milan. Che è vero, ha segnato il gol del vantaggio all'ultimo, ma avrebbe meritato di segnarne altri già molto prima. Oggi voglio analizzare e voglio sapere anche i vostri pareri sul perché è arrivata questa clamorosa vittoria. Qual è stata la bravura del Milan di Fonseca e quali sono invece state le mancanze dell'Inter di Simone Inzaghi? Analizziamo i moduli con cui sono partite le due squadre. L'Inter è partito con il solito 3-5-2, con tutti i titolari tranne Darmian che è stato sostituito da Dumfries. Per il resto erano titolari 3-5-2, solito centrocampo, esterni di Marco e Dumfries, difesa Pavara, Acerbi, Bastoni, portiere Sommer, attaccanti Thuram e Lautaro, formazione titolarissima. Il Milan invece entra in campo con una formazione inedita, clamorosa. Modulo 4-4-2 che poi diventa a tutti gli effetti un 4-2-4 con difesa Emerson Royal, Tomori, Hernandez, l'altro difensore non mi viene il nome, non era Pavlovic, era Gabbia, poi centrocampisti Reinders e Fofana, e poi ragazzi l'attacco a 4, Leao, Abraham, Morata e Pulisic. Che dire, un attacco clamoroso che ha portato però alla vittoria del Milan. Ragazzi, sarò sincero, io credevo che il Milan avrebbe perso clamorosamente perché con una squadra così offensiva avrei previsto dei contropiedi dell'Inter letali, un po' come quelli che si vedevano gli scorsi anni nei derby. Ricordiamo che l'Inter non perdeva un derby da più di 2 anni, nella stagione 2022-23. Da quel famoso 3-2, da quel momento in poi ha sempre vinto, o comunque non ha mai perso. E invece ieri è arrivata la sconfitta. Perché, ragazzi, perché il Milan è riuscito ad avere la meglio sull'Inter, nonostante a centrocampo si sarebbe dovuta essere una grande, diciamo, disparità numerica tra Inter e Milan. Prima di tutto, ragazzi, fondamentale è stato il lavoro di Morata, perché sappiamo quanto sia bravo Morata a legare il gioco, a fare ripiegamenti difensivi, e quindi Morata non agiva come punta, bensì da vero e proprio trequartista che andava a legare il gioco con i centrocampisti e allargava per gli esterni d'attacco. Devastante poi è stata l'azione di Pulisic, che ha fatto un gol stupendo con una percussione centrale, ha dribblato tutti i centrocampisti dell'Inter e si è involato in porta, ha segnato davanti a Sommer, un gol strepitoso. Leao anche è stato importante, seppur non si sia visto moltissimo, ma le sue occasioni anche le ha avute, e con i suoi contropiedi ha sbagliato anche diversi gol. Il colpo di testa è stata una grande parata di Sommer, però diciamo che ha avuto un'occasione migliore per segnare. Dall'altra parte, ragazzi, l'Inter molto deludente, i due attaccanti molto deludenti, Lautaro sì, fa assist a Di Marco, ma per il resto poco niente. Giusto un paio di tiri, ma per il resto quasi inesistente. Thuram la stessa cosa, soltanto un tiro pericoloso alla fine del primo tempo, ma poi un fantasma totale. Esterni, diciamo, Di Marco sicuramente uno dei migliori oltre al gol. Il migliore dell'Inter ovviamente è Sommer, che salva l'Inter da una figuraccia, perché il Milan avrebbe potuto fare ben più di 2 gol ieri. Del Milan mi sono piaciuti particolarmente Abraham, che ha fatto un grandissimo lavoro. Da centravanti si muoveva, non dava punti di riferimento alla difesa dell'Inter, ha avuto anche più di un'occasione per segnare. Quindi le due punte del Milan, Morata e Abraham, hanno giocato veramente, veramente molto bene ieri. Un altro grande giocatore ieri è stato Pulisic, oltre al gol ha fatto tante azioni in attacco. Leao un po' spento, ma quando si è acceso, quelle 2 o 3 volte che ha preso palla e che si è messo a dribblare, ha comunque creato problemi. Teo Hernandez ha stradominato su Dumfries, l'ha letteralmente annullato ed è ripartito appunto per i contropiedi. Insomma, ragazzi, anche la difesa è stata molto solida. Comunque, come detto, Lautaro e Thuram hanno fatto ben poco.
Quindi, insomma, il Milan ha veramente messo in tasca l'Inter. Inter che alla fine del primo tempo sembrava poter ribaltare la partita, ma che dal secondo tempo in poi, appena rientrati in campo, non hanno capito più niente. Il Milan ha stradominato, possiamo parlare di umiliazione. Il Milan ieri ha umiliato l'Inter e io personalmente non me lo sarei mai aspettato, ma sfido chiunque a pensare che il Milan avrebbe vinto ieri, non ci credo. Se uno mi dice no, ma io lo sapevo, non è vero. Nessuno pensava che il Milan avrebbe vinto ieri, non prendiamoci in giro. L'Inter era strafavorita, il Milan sta facendo un campionato penoso. L'Inter comunque bene non sta facendo perché in 5 partite soltanto 2 vittorie, una sconfitta e 2 pareggi, quindi numeri tutt'altro che positivi per l'Inter che non sta facendo per niente bene neanche lui, però comunque aveva fatto una grande partita contro il City, sta comunque facendo molto meglio del Milan, quindi una partita del genere io dall'Inter non me la sarei mai aspettata. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, perché secondo voi l'Inter ha perso? Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli.